Siamo al Museo dei Cappuccini di Genova, fondato nel 1978 da padre Cassiano da Langasco, all'interno del convento di Santa Caterina. Questo museo nasce dalla sua volontà per rendere fruibile e valorizzare tutto il patrimonio storico-artistico, ma anche di vita cappuccina, proveniente dai vari conventi della Liguria. Lungo lo scalone di Gaetano Cantoni del 1772, che dà accesso al museo, è esposta la collezione di pale d'altare provenienti da alcune chiese cappuccine del territorio ligure. L'opera che andiamo a scoprire oggi è entrata a far parte della collezione del museo nel 2005. Si tratta di un grande olio su tela proveniente dalla chiesa di San Francesco in Genova Voltri. Rappresenta la Madonna con i santi Francesco e Carlo Borromeo ed è dipinta da Domenico Fiasella. Il dipinto è stato realizzato dall'artista conosciuto come il Sarzana molto probabilmente nel quarto decennio del XVII secolo. È un olio su tela di grande formato a cui il maestro pone la sua sigla sul secondo gradino a sinistra vicino a San Francesco. La scena è inquadrata in una quinta architettonica classicheggiante che sottolinea il saldo e monumentale impianto delle figure con uno schema piramidale che introduce la tipologia della sacra conversazione. Il gioco di sguardi segue l'andamento. Da Maria si sposta su San Carlo Borromeo a destra che guarda il bambino Gesù, che a sua volta, non solo con lo sguardo ma anche con la mano, accarezza il volto di San Francesco d'Assisi. San Francesco è il fondatore dei Frati Minori e San Carlo Borromeo è patrono della città di Genova Voltri e a lui è intitolato l'ospedale cittadino. La struttura, che richiama uno stile austero e un impianto tipico della pittura cinquecentesca, è controbilanciata dall'uso sinuoso del colore e della materia, più vicino allo stile del barocco ligure. Il maestro usa saggiamente il colore e la luce per valorizzare i chiaroscuri e le ombre del dipinto. La figura di San Francesco, illuminata da una luce naturale semifrontale, proietta la sua ombra ai piedi di Maria. La stessa luce colpisce il bianco della cotta di San Carlo, valorizzandone i pizzi realizzati con molta cura a punta di pennello dal Fiasella. Come una scena ripresa dal vivo, il Sarzana fissa sulla tela il movimento dei personaggi. Maria, quasi colta inaspettata dalla spinta del bambino verso San Francesco, torce la parte alta del corpo verso il bambino, rimanendo a colloquio con lo sguardo con San Carlo.